un albero di ricordi. Come da tradizione, anche quest'anno il mese di novembre ha visto la presentazione di un nuovo libro di Michelangelo Corazza. La nuova pubblicazione si intitola Un albero di ricordi. Michelangelo ha ormai superato i 40 libri e anche quest'ultimo ha come tema la sua amata Val di Zoldo. La copertina è significativa e raffigura un grande albero con sullo sfondo le cime dolomitiche della valle. Ai rami sono appesi dei quadretti, ognuno dei quali reca una foto che rappresenta una storia e un luogo specifico di Zoldo. Quindi il grande albero rappresenta l'interezza della storia e della società zoldana, fatta di tanti personaggi, storie ed aneddoti. Il libro ha una struttura singolare, la prima parte più lunga è la storia di un personaggio letterario, Giovanni, e dei suoi familiari. Anche se la storia di fantasia è assolutamente realistica e potrebbe essere verosimilmente quella di una tipica famiglia zoldana che si snoda durante il Novecento. Premetto che io non mi sento assolutamente uno scrittore, ma mi sento piuttosto una persona che non vuol far dimenticare il passato, pur apprezzando il presente. Però molte cose del passato sono ormai, ci sono sfuggite di mano. Quindi una carrellata di brevi aneddoti caratterizzati da situazioni piacevoli, a volte con tratti comici. Protagonisti sono dei personaggi reali della storia zoldana, presente e passata, persone semplici che anche nelle situazioni più disimpegnate e allegre fanno comunque trasparire il loro forte lato umano e sentimentale. Il libro è stato presentato sabato 9 novembre presso la sala polifunzionale Almerindo Rizzardini, a Fusine di Val di Zoldo. Non volevo lasciare il lettore nella tristezza o nella malinconia di tempi passati, o di personaggi che non ci sono più, e così ho inserito questi aneddoti sparsosi per far sorridere un po' chi legge questo libro.